Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Presentata in comune il 1 ottobre la nuova stagione del Teatro Mascagni, The Cage. Abbiamo ascoltato l'assessore alla cultura del comune di Livorno, Serafino Fasulo. La nuova stagione del Teatro Mascagni verrà presentata con un programma che va fino al 31 dicembre, ma il Cage sta già lavorando per un programma molto importante che si protrarrà fino a giugno. Nel frattempo sarà preparato il bando di gara, perché il Teatro Mascagni andrà a nuova gara. Devo dire che ad oggi la gestione di The Cage è stata assolutamente di alta qualità ed ha costituito un polo di aggregazione giovanile che ha un respiro molto più ampio di quello delle mura cittadine, va ben oltre anche i confini toscani. Si parla di aggregazione giovanile, ma sarebbe più giusto dire di aggregazione tout court, perché il rock, il blues ormai sono una musica che affonda le radici in generazioni non più di primo pelo. Quindi una realtà che reputiamo di assoluto prestigio per la città, anche in termini di turismo. Crediamo veramente di dover proseguire per questa strada, e complimenti a The Cage per la programmazione che anche quest'anno è riuscito a mettere in campo. Ed ora è la volta del direttore artistico di The Cage, Toto Barbato. Che c'è in programma per questo autunno al Cage? Allora, senti, siamo molto contenti di poter aprire la nuova stagione, l'ultima stagione di questo bando, con il regalo che ci hanno fatto i nostri amici Subsonica, che presenteranno il loro tourne club al The Cage. Sto parlando della, sicuramente la band più grossa che c'è in Italia al momento e che fa tutti esauriti a tre parti. È l'ennesimo gruppo che sceglie il teatrino livornese per aprire una tournée. È diventata una moda e noi ne siamo molto contenti. Detto questo, inauguriamo con Appino, cantate gli Zen Circus, ad ingresso gratuito. Facciamo sto regalo a tutta la città e a tutta la regione. Abbiamo cambiato il DJ set del sabato sera per una naturale rotazione dopo tanti anni degli amici della Svolta Sound, con cui abbiamo collaborato e condiviso tante emozioni. È largo ai giovani, arrivano tre ragazzi nuovi. La serata si chiamerà My Generation, sarà sempre ingresso gratuito tutti i sabati sera dopo i concerti, e in console ci sarà Filippo Ascione, Gabriele Carratori e Gaetano Graniero, tre ragazzi che stanno facendo strada. Poi i concerti vanno dal tributo a Stefano detto Satana dei Toxic, un amico di tutta la scena rock toscana morto 5 anni fa, quindi tutti i migliori gruppi metal toscani si avvicineranno sul palco. Il 10 sarà anche quella ingresso gratuito, dopodiché si inizia con concerti a pagamento e ci abbiamo Federico Poggi Pollini, chitarrista di Ligabue, ci abbiamo Sinfonico Nolulu che presenteranno il disco a Livorno, Folkstone, poi abbiamo a novembre si inizia con le cose grosse, saranno Blue Beaters, Teatro degli Orrori, Kaki King, Verdena, Subsonica, poi Bobo Rondelli a Natale e Capodanno. E quindi siamo alla prima parte del programma. E poi siamo alla prima parte del programma e poi chiuderemo la stagione. Poi si vedrà, insomma. Poi quello che succederà in futuro si vedrà. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.